Allora, cominciamo con l'appello. Sì, allora. Atanasio. Presente. Avitabile. Borriello. Borriello non c'è, assente. Borriello, arrivato. Capasso. Capone. Consigliere Capone è in aula. No, non c'è. Coccia. Presente. De Magistris è presente. Iovino. Iovino è assente. Lanzotti. Lebbro. C'è. Lettieri. No, non chiudete, non chiudete. È assente. Lettieri non No, c'è. Non non c'è. Madonna. Non c'è. Mansueto. C'è. Madonna è arrivato. Madonna è arrivato. Marrazzo è arrivato. Mascolo c'è. Moretto è presente. Mundo è presente. Palmieri è presente. Pentangelo è arrivato. Pinto. Pinto. Pentoriero. Sarno. Troncone, aspetta. Sarno, Troncone non è arrivata ancora, Tuccillo c'è, Uliano c'è. Vediamo se è arrivato qualcuno nel frattempo, comunque abbiamo il numero legale. Il numero legale c'è, grazie, ben ritrovati. Comunico ai consiglieri metropolitani che le sedute del Consiglio saranno registrate da Metronapoli Web TV, che provvederà alla diretta in live streaming. Si invitano pertanto i consiglieri metropolitani a presentarsi prima di prendere la parola per consentire la corretta registrazione della seduta. Innanzitutto, lettura e approvazione al primo punto dell'ordine del giorno del verbale della seduta precedente. Andiamo per Lo diamo per letto o letto. volete che lo Ok. leggiamo? Su Dato per tutti. letto? Ok. Approvato. Per alzata di mano. Per alzata Allora, di mano. All'unanimità. passiamo adesso alla costituzione dei gruppi consiliari e, qualora i gruppi consiliari avessero già scelto al loro interno il capogruppo, ne hanno facoltà di indicarlo al Consiglio. Quindi vogliamo fare Abbiamo le... già avuto Sì. Potete dare comunicazione del gruppo del Bene, allora io do, innanzitutto cominciamo dal... Cominciamo con il Partito Democratico che ha fatto pervenire qualche minuto fa alla segreteria del Consiglio la costituzione del gruppo consiliare con la nomina del capogruppo del partito. Però io darei la parola a un membro di ogni gruppo che fa la comunicazione con l'indicazione del gruppo ed eventuale indicazione del capogruppo. Partito Democratico. Sì, i consiglieri metropolitani del Partito Democratico comunicano la costituzione del gruppo consiliare del Partito Democratico, nonché la nomina del capogruppo consiliare nella persona del consigliere metropolitano Luca Mascolo. I consiglieri metropolitani del PD, Antonio Borriello, Salvatore Madonna, Luca Mascolo, Agostino Pentoriero, Ciro Santo, Sarno, chiedo scusa, Domenico Tuccillo e Ferdinando Uliano costituiscono il gruppo del Partito Democratico. Ricordo per favore, prima di intervenire, se indicate per la registrazione nome e cognome. Ringrazio il consigliere Tuccillo. Per quanto ridò la parola, città metropolitana, bene comune. Ecco, grazie. Allora, il gruppo Lavoro Sviluppo Consigliere, il Ambiente, ah, nome. il Pidio Capasso, chiedo scusa, il Pidio Capasso comunica che il gruppo Lavoro Sviluppo Ambiente Città Metropolitana Bene Comune, costituito dai consiglieri Troncone Gaetano, il sottoscritto Capasso Elpidio, Coccia Elena, Lebbro Davide, Attanasio Carmine, indicano quale capogruppo l'avvocato Elena Coccia. Grazie.
consigliere. Do la parola al nuovo centrodestra NCD Alfano PPE UDC. Grazie, Mansueto. Il nostro gruppo composto da quattro, nella persona del consigliere Palmieri, Avitabile e Lettieri e il sottoscritto, con la dicitura NCD UDC. Capogruppo? No. Capogruppo penso a momenti, nel momento in cui arriva, per rispetto anche al... Grazie consigliere Mansueto, do la parola a Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. In realtà è un fratello però. Vincenzo Moretto dichiara la costituzione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, il cui capogruppo è Vincenzo Moretto. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola adesso a Forza Italia. Domenico Marrazzo. La costituzione del gruppo di Forza Italia composta dai seguenti consiglieri: Antonio Pendangelo, Giuseppe Capone, Gabriele Mundo, Stanislao Lanzotti, Francesco Iovino, Francesco Pinto e Domenico Marrazzo. Indichiamo come capogruppo Antonio Pendangelo. Giustifico l'assenza dei due consiglieri Iovino perché è impegnato per questioni istituzionali, e Pinto perché per impegni familiari, perché sta diventando per la seconda volta papà. Allora, auguri al consigliere Pinto e soprattutto anche un in bocca al lupo e un augurio a tutti i gruppi neocostituiti, ai capogruppi indicati. Così come chiestomi da alcuni consiglieri, facciamo una breve pausa con un incontro con i capigruppo per passare poi ad affrontare in particolare il punto 3 e il punto 4 dell'ordine del giorno. Grazie. L'appello per favore. Attanasio, cioè Avitabile, cioè Borriello, cioè Capasso, cioè Capone. Presente. Coccia è tornata. De Magistris, Iovino. Iovino, sì. Lanzotti, Lebbro, Lettieri, Madonna, Mansueto, Marrazzo, Mascolo, Moretto, Mundo, Palmieri, Pentangelo, Pentoriero, Pinto, Sarno, Troncone, Tuccillo, Uliano. Ci sono. Ok, abbiamo il numero legale. Bene, grazie. Allora, informo l'Aula che nell'incontro che abbiamo effettuato con i capigruppo si è trovata una intesa su una bozza di regolamento provvisorio per il funzionamento del Consiglio metropolitano e della città metropolitana di Napoli, che provvederò a leggervi. Articolo 1, oggetto e finalità. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria e nei limiti indicati nei successivi articoli il funzionamento del Consiglio metropolitano della città metropolitana di Napoli nelle more dell'approvazione del regolamento del Consiglio metropolitano, che sarà deliberato a seguito dell'entrata in vigore dello statuto del nuovo ente. Comma 2. Il presente regolamento e le eventuali modifiche e o integrazioni che si dovessero rendere necessarie sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio metropolitano, includendo in tale computo il Sindaco metropolitano. Articolo 2. Presidenza e convocazione del Consiglio metropolitano. Comma 1. Il Consiglio metropolitano della città metropolitana di Napoli, di seguito denominato Consiglio, è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Sindaco metropolitano che lo presiede e da 24 consiglieri metropolitani. Comma 2. In caso di impedimento o assenza del Sindaco metropolitano, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco metropolitano, ove nominato, ovvero dal consigliere metropolitano anziano individuato nel consigliere metropolitano che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Comma 3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco metropolitano che ne stabilisce l'ordine del giorno sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il Sindaco metropolitano ha piena e incondizionata facoltà di convocare il Consiglio su questioni e o comunicazioni d'urgenza. 4. La convocazione del Consiglio può essere richiesta con istanza scritta su argomenti di pertinenza dello stesso da un terzo dei consiglieri metropolitani,
Tale convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di protocollo della stessa. Comma quinto. La convocazione alle sedute del Consiglio è inviata telematicamente, ordinariamente 5 giorni e comunque per ragioni di urgenza almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. Tale scopo l'amministrazione provvede a attivare per ogni consigliere metropolitano un indirizzo di posta elettronica, quale esclusivo recapito per gli avvisi di convocazione alle sedute del Consiglio, nonché per ogni altra comunicazione inerente alla carica. Solo nei casi in cui risulta impossibile l'invio telematico, le convocazioni vengono notificate a cura della Polizia Provinciale. La convocazione alle sedute del Consiglio è altresì pubblicata nella pagina Città Metropolitana sul sito istituzionale della provincia di Napoli. Articolo 3. Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo. Comma 1. I consiglieri metropolitani alla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in gruppi consiliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione e dai partiti rappresentati in Parlamento. Qualora i consiglieri intendano costituire gruppi diversi dalle liste elettorali di provenienza, in numero minimo di 3, ne devono dare comunicazione al sindaco metropolitano e per conoscenza al segretario generale dell'ente. Comma 2. Ogni gruppo consiliare designa un proprio capogruppo che ne dà comunicazione entro 5 giorni al sindaco metropolitano e per conoscenza al segretario generale. In mancanza di comunicazione scritta da parte del gruppo consiliare circa la designazione del capogruppo, assume la funzione pro tempore il consigliere metropolitano anziano di ciascun gruppo consiliare individuato in analogia a quanto riportato al precedente articolo 2, comma 2. Comma 3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal sindaco metropolitano ai fini della programmazione delle attività del Consiglio e per l'esame di ogni altra questione che il sindaco metropolitano intende sottoporvi. In caso di impedimento o assenza del sindaco metropolitano, la conferenza dei capigruppo è presieduta dal vice sindaco metropolitano, ove nominato dal consigliere metropolitano anziano, così come individuato al precedente articolo 2, comma 2. Comma 4. In assenza del capogruppo alla conferenza dei capigruppo può partecipare un altro consigliere del gruppo appositamente delegato al rispettivo capogruppo. Comma 5. Le riunioni della conferenza dei capigruppo sono verbalizzate al segretario della conferenza, individuato in un funzionario della direzione del Consiglio dell'area supporto agli organi istituzionali, vice segretario generale. Articolo 4. Quorum consultivo costitutivo e quorum deliberativo. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, includendo in tale computo il sindaco metropolitano, accertata all'inizio della riunione dal segretario generale mediante appello nominale. Comma 2. Le deliberazioni del Consiglio, gli ordini del giorno e le mozioni, fatto salvo quanto espressamente previsto al successivo articolo 7, comma 4, sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, includendo in tale computo il sindaco metropolitano che presiede la seduta consiliare. Comma 3. Il voto è espresso mediante l'uso di idonea strumentazione elettronica. In caso di mancanza di tale strumentazione o di un suo mancato funzionamento, il voto è espresso per alzata di mano. Sono fatte salve la trattazione di questioni e le deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, per le quali si procede con voto segreto. Articolo 5. Lavori del Consiglio. Il Consiglio svolge di norma i suoi lavori presso l'Aula Consiliare in Piazza Santa Maria la Nova 43. Il Sindaco Metropolitano, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio Metropolitano presso una sede ricadente nei comuni che fanno parte del territorio metropolitano, avendo cura in tal caso di impartire le necessarie direttive di ordine organizzativo finalizzate al corretto svolgimento della riunione, con particolare riguardo alla partecipazione di tutti i consiglieri metropolitani. Comma 2. Il sindaco metropolitano dirige la discussione e concede la parola su richiesta. Il sindaco metropolitano può invitare a intervenire alle riunioni sindaci e assessori dei comuni appartenenti alla città metropolitana, di concerto, nel caso degli assessori, con i rispettivi sindaci. Comma 3. Durante i lavori del Consiglio, gli iscritti a parlare sul punto all'ordine del giorno hanno facoltà di intervenire per una sola volta nella discussione generale ed infine per dichiarazione di voto. Comma 4. I tempi degli interventi e la discussione sono definiti dal sindaco metropolitano d'intesa con i capigruppo consiliari. Comma 5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, videoregistrate e trasmesse in diretta live streaming, salvo diverso orientamento espresso in apertura dei lavori dalla metà più uno dei presenti, includendo in tale computo il sindaco metropolitano. Comma 6. Ai fini dello svolgimento dell'attività, i consiglieri sono assicurati, su proposta della conferenza dei capigruppo, idonei spazi, attrezzature e personale. Articolo 6. Segreteria e verbalizzazione.
Comma 1. Il segretario del Consiglio e il segretario generale della provincia di Napoli. Le attività di supporto giuridico-amministrativo, di segreteria e verbalizzazione delle sedute sono svolte dagli uffici della direzione del Consiglio dell'area supporto agli organi istituzionali vice segretario generale. Comma 2. Ogni seduta del Consiglio è verbalizzata mediante registrazione e da un sunto predisposto dagli uffici. Comma 3. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco metropolitano e dal Segretario generale ed è approvato dal Consiglio metropolitano in una riunione successiva a quella a cui si riferisce. Articolo 7. Approvazione della proposta di statuto della città metropolitana. Comma 1. Il Consiglio metropolitano adotta la proposta di statuto della città metropolitana di Napoli e lo invia alla conferenza metropolitana per il tramite del Sindaco metropolitano. Comma 2. Ai fini dell'elaborazione della proposta di statuto della città metropolitana da sottoporre alla conferenza metropolitana, viene istituita la commissione statutaria composta da tutti e 24 i consiglieri metropolitani. La commissione statutaria è presieduta dal presidente eletto dal Consiglio metropolitano con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, includendo in tale computo il sindaco metropolitano e nella stessa seduta con votazioni successive a maggioranza assoluta. Il consigliere metropolitano elegge con le stesse modalità un vicepresidente della commissione statutaria che sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Comma 3. La commissione statutaria si articola in tre gruppi di lavoro con funzioni istruttorie. Ogni gruppo di lavoro è composto da 8 consiglieri metropolitani. Il sindaco, d'intesa con i capigruppo, nomina un consigliere referente per ciascuna commissione con compiti di coordinamento. Comma 4. I tre gruppi di lavoro avranno il compito di redigere rispettivamente le parti relative ai principi, agli organi e alle funzioni ed opereranno con il supporto tecnico delle strutture della provincia di Napoli individuate dal sindaco in concerto con il segretario generale. Comma 5. Sindaco metropolitano d'intesa con i capigruppo istituirà commissioni consiliari entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Comma 6. La proposta di statuto è adottata con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio, includendo in tale computo il Sindaco metropolitano. Articolo 8. Norme transitorie. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano fino all'adozione del definitivo regolamento di funzionamento del Consiglio. Nelle more di tale adozione possono altresì trovare applicazione, come necessario in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente regolamento sul funzionamento degli organi di governo della provincia. Articolo 9. Norma di rinvio. Comma 1. Per quanto non specificatamente previsto, si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014 numero 56 e si applica in quanto compatibile le disposizioni del TUEL. Comma 2. Il presente regolamento si applica in via transitoria anche ai lavori della conferenza metropolitana. Quindi questo è il frutto del lavoro della conferenza dei capigruppo. Io metterei in... Prego. Penso che ci sia stato un refuso all'articolo 2, comma 3. Articolo? 2, sì. Comma 3, d'intesa con la conferenza, non sentita. D'intesa. Anche successivamente è stata d'intesa. Anche le altre? No, avevamo detto sentita. Noi invece abbiamo detto d'intesa. No, avevamo detto d'intesa no, perché se c'era poi un diciamo, anche il contrasto di una persona, c'era il rischio che poi non facevi l'ordine del giorno e non andavi avanti, ti bloccavi. Ti ricordi? Allora faccio, rimaniamo così, ok. Ma così è. Prego, consigliere. No, nome e cognome, per favore. Antonio Borriello. No, ascoltando, perché abbiamo diverse bozze di regolamenti, c'è la parte che attiene alla commissione statuto, è detto nella bozza di regolamento che... è sottoposta alla discussione e poi all'approvazione che la commissione è costituita da 24 consiglieri metropolitani e cui presidente eletto con voto segreto, con prima votazione con maggioranza qualificata per poi via via con maggioranza assoluta. Poi si dice che ci saranno tre gruppi di lavoro, non ne comprendo la ragione per la verità, perché potrebbe la commissione decidere di organizzare i lavori al proprio interno, se suddividersi in due o in tre micro commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro, e lascerei l'autonomia al Consiglio metropolitano, altrimenti noi avremmo che un Consiglio metropolitano elegge a voto segreto il Presidente e poi c'è la designazione da parte del Sindaco dei tre esponenti che dovranno poi coordinare il lavoro di questi gruppi.
c'è un conflitto enorme e sbagliato, secondo me, per cui penso che non c'è nessun problema a correggerlo e a dire la Commissione Statuto può anche articolarsi, quindi lascerei, visto su 24, stiamo parlando del Consiglio Metropolitano, lascerei alla stessa la valutazione anche di costituirsi in gruppi di lavoro. In gruppi di lavoro, e le elezioni dei gruppi di lavoro avvengono all'interno di questi gruppi costituiti da 6, da 7, poi si vedrà. È materia, a mio avviso, di competenza assoluta ed esclusiva della, della Commissione Statuto, francamente. Essendo una commissione così numerosa, tutto il Consiglio Metropolitano, penso che potremmo correggerlo in questo modo qua. Ed è questo un po' quello che suggerisco. La Commissione Statuto può anche decidere, questa è una facoltà, affidiamola ai 24 consiglieri metropolitani, di organizzare i propri lavori in 3 gruppi di lavoro e gli stessi eleggeranno al proprio interno a maggioranza assoluta coloro che coordineranno questi gruppi di lavoro. Dico questo per mantenere anche un po' distinte le funzioni. Quando è proprio una funzione di Consiglio Metropolitano, in questo caso è propria una funzione di Consiglio Metropolitano, è giusto mantenerlo in questo ambito. Questa è la prima. La seconda, io ho apprezzato lo sforzo che è stato fatto dalla Conferenza dei Capigruppo. A me non me lo deve dire qualcun altro, io sto esprimendo una mia opinione di cui sono convinto. È un lavoro che si è fatto e apprezzo tanta parte del lavoro che è stato fatto, sono per correggerlo in questo modo. La seconda parte è la istituzione delle, delle commissioni di lavoro, così come ci sono negli enti. Io va bene, apprezzo anche il fatto dei 30 giorni, però cercherei anche di istituire 2, 3, che non è detto 2, 3, 4, non vorrei che per mettere d'accordo un Consiglio Metropolitano dovremmo farne 44, ecco. Io sarei perché vengono mantenute commissioni snelle per articolare un lavoro di analisi e conoscitivo, mi pare che 2 commissioni potrebbero andare bene. Nel testo che ho cercato di formularlo, non lo so se a te ti è arrivato, Sindaco, parliamo noi come PD, perché poi l'abbiamo assunto tutti quanti insieme, della commissione bilancio, e per commissione bilancio ci sono tutte le competenze, e l'altra degli affari generali, anche per avere contezza, perché noi poi bene o male dovremmo in qualche modo, anche se la legge attribuisce diversamente che con la provincia i poteri all'interno del Consiglio Metropolitano e quindi al Sindaco Metropolitano, ma se non vogliamo un Consiglio Metropolitano che sia qui a discutere dalla mattina alla sera solo ed esclusivamente dello statuto e che deve anche riunirsi in più, a più riprese, ha senso farle queste commissioni di lavoro. Io penso che queste 2 possono aiutare il nostro lavoro e le leggerei anche queste, perché la designazione da parte del Sindaco Metropolitano è su delle deleghe. Mi pare questa essere la competenza giusta che il Sindaco può esercitare, ed è la delega per conto del Sindaco Metropolitano su determinate questioni o vicende che possono riguardare il territorio, possono riguardare l'insieme di servizi, di dinamiche, problematiche, e quindi io separerei le funzioni, altrimenti corriamo il rischio di determinare un po', in buona fede forse, una confusione. Quindi io spero di essere stato chiaro, mi sono dilungato più del dovuto, separiamo le questioni, commissione statuto così come l'ho proposto, poi se volete facciamo anche un emendamento e lo correggiamo insieme o lo riscriviamo insieme se accolto dall'aula, e le 2 commissioni o 3, io spero che siano 2, ma se sono 3 vanno bene, i 30 giorni mi sta benissimo. L'unica cosa, ma penso che c'è scritto che il Consiglio Metropolitano, non ho sentito qui, il Consiglio Metropolitano può essere anche, sì, questo l'ho sentito perché è stato accolto, che nella prima bozza non c'era, che il Consiglio Metropolitano può essere anche richiesta la sua convocazione da un terzo, ma tu l'hai letto, me ne sono ricordato adesso, e quindi questo va bene. Su questi 2 punti pongo alla discussione, diciamo così, del confronto dell'Aula, la possibilità di avere un elemento di concordia al tempo stesso e evitare confusioni di funzioni e ruolo. Grazie. Grazie consigliere, anche se vorrei una precisazione, siccome nella conferenza dei capigruppo
il capogruppo del Partito Democratico, ha portato una posizione ben precisa. Il suo è un intervento per discussione generale o un emendamento? Ah, vabbè, no, per un chiarimento. No, volevo semplicemente capire. Quindi il consigliere Borrello ha introdotto un tema di discussione generale. Qualche consigliere vuole intervenire? Consigliere Attanasio. No, io vorrei solo un chiarimento dal segretario generale, perché io ritengo che era corretta la decisione dei capigruppo. La proposta che arriva dal consigliere Borriello mi lascia perplessa, perché io penso che noi al momento dobbiamo solo lavorare allo statuto, e penso che le singole sottocommissioni giuridicamente non possono eleggere qualcosa, e penso, ecco, vorrei un chiarimento su questo. Non so esattamente il chiarimento che lei mi chiede, comunque mappo un attimo la situazione. Diciamo che l'Aula ha facoltà di darsi un'organizzazione, quella che richiede più opportuna. Chiaramente, diciamo che dal 1° gennaio i consiglieri metropolitani entrano nel pieno delle loro facoltà. Quindi sostanzialmente immagino che i problemi si sovrappongano, perché mentre nominerete le commissioni abbiamo 20 giorni utili non lavorativi fino alla fine dell'anno, quindi sono ragioni più di opportunità che ragioni giuridiche. Dal 1° gennaio andrete nel pieno dei poteri, quindi la commissione può essere anche organizzata adesso e partire avere piena efficacia nella propria azione dal 1° gennaio, insomma. Però non è impeditiva rispetto a un regolamento che organizza i lavori. Quindi grazie. Non... Ci sono altri interventi tra i consiglieri? Consigliere Lebro, prego. Sì, no, io ritengo che sempre in effetti nome e la bozza così... Sempre nome e cognome, per favore. Sì, Davide Lebro. La bozza così emendata dalla conferenza dei capigruppo ha un senso. Noi abbiamo solo una particolarità, che noi ci troviamo in un consiglio metropolitano dove... Il sindaco dell'area metropolitana svolge anche le funzioni del presidente di consiglio, e quindi in questo caso è lui sempre che deve nominare, ma è chiaro che lo farà d'intesa con tutti i gruppi, anche per i sottogruppi. Se creiamo una situazione in cui all'interno della commissione statuto si arrivi a una conta, ci potrebbe essere un impasse amministrativo in cui non si troverà mai l'equilibrio. Quindi è necessario che in questo caso il sindaco dell'area metropolitana, nelle sue funzioni in effetti di presidente del consiglio, possa avere questa facoltà chiaramente delegata dal consiglio e d'intesa sempre con tutti i gruppi consiliari. Io lascerei questa facoltà, non lo vedo come un potere, lo vedo come una responsabilità del presidente del consiglio, che dovrà trovare l'equilibrio. È palese che se non c'è equilibrio i sottogruppi non si faranno, attenzione. Quindi quello che è maturato all'interno della conferenza dei capigruppi io lo lascerei, perché se andiamo avanti con emendamenti e con i singoli consiglieri, chiunque siano, con il rispetto per la proposta del collega Borriello, però io lascerei che la bozza che oggi deve passare nel Consiglio metropolitano sia frutto proprio di quella intesa che si è raggiunta all'interno della conferenza dei capigruppo. Grazie. Per introdurre un elemento per il dibattito, teniamo presente che tutto questo attiene a un periodo transitorio breve, nel senso che dal 1° gennaio cambia completamente la storia, e oggi sicuramente la gran parte del tempo deve essere concentrato, del tempo io direi di ogni consigliere, io me compreso, deve essere concentrato sulla scrittura dello statuto. Questo è il tema principale. Poi non c'è dubbio che, essendo una fase fluida, c'è una massima autonomia della commissione statutaria di prevedere anche alcune delle cose dette dal consigliere Borriello, ma anche altre che in questo momento magari non siamo in grado di prevedere. Quindi la fase è molto fluida e molto dinamica, e questo deve essere un regolamento probabilmente abbastanza snello, che ci dà giusto i paletti e le cornici di un tracciato che deve essere molto molto breve, sì e no un mese. Tra l'altro non si danno il Natale e le festività natalizie, quindi mi sembra che si è trovato un punto di equilibrio che è abbastanza significativo. Poi non lo so se ci sono altri interventi o emendamenti. Prego, consigliere. Consigliere Moretto.
Io vorrei che si soffermasse un attimo tutto il Consiglio, non a livello di singoli consiglieri o gruppi o quant'altro, nel fare una considerazione di che cosa siamo chiamati a fare questa mattina. Questa mattina noi siamo chiamati a darci un minimo di regole, perché c'è una forte carenza nella stessa legge 56 per poter iniziare a lavorare. Iniziare a lavorare in un momento anche di enorme difficoltà, e immagino che tutti i consiglieri abbiano avuto prontezza anche di che cosa ereditiamo, che cosa siamo chiamati a fare. Io ho fatto una piccola indagine sui bilanci approvati dalla provincia, il parere dei revisori dei conti, le partecipate della provincia, quelle che sono in liquidazione. C'è una enorme responsabilità che ci dovrebbe far riflettere ad accelerare anche rispetto ai ritardi che già abbiamo accumulato per diversi motivi. E allora abbiamo lavorato, e inviterei anche il consigliere Borriello, che è un consigliere di lunga data, molto responsabile, ad apprezzare lo sforzo che è stato fatto in questi giorni per darci un minimo di regole, per far sì che da qui alla fine dell'anno, perché noi dovremmo addirittura entro l'anno essere pronti per uno statuto da offrire poi all'attenzione della conferenza dei sindaci, oppure alzare le mani e dire non siamo stati nelle condizioni di farlo, far scivolare ovviamente secondo già le regole prescritte fino alla data di giugno. Però non credo che noi vogliamo qualche cosa del genere. Tra l'altro abbiamo inteso che in una fase costituente ci fosse il contributo e la partecipazione di tutti, tant'è che c'è una commissione prevista, una commissione statuto, alla quale ovviamente partecipano tutti i 24 consiglieri. Come poi all'interno di questa commissione si voglia dare un contributo e si vuole effettivamente lavorare ed accelerare, abbiamo riflettuto a lungo le cose che possono essere utili e quelle che invece potrebbero rallentare questo percorso. All'articolo riprende poi anche quello che suggerisce il consigliere Borriello, perché quando diciamo il sindaco metropolitano, al paragrafo quinto, è prevista la costituzione dell'approvazione entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento. Sono previste appunto in che modo noi vogliamo lavorare. Bilancio, affari istituzionali, sono cose che possono immediatamente essere discusse, che non fanno parte però di questa fase transitoria, perché noi non dobbiamo approvare nessun bilancio, quindi non c'è nessuna accelerazione o preoccupazione di accentramento di potere, perché la legge, la 56, è già monca di tante cose, e quindi noi dobbiamo accelerare proprio per questo senso di responsabilità, dobbiamo accelerare anche per porre qualche riflessione da inserire lì dove non è regolamentato proprio dalla legge stessa. Una delle tante cose che leggevo, riflettevo, è che dentro la legge 56 non si capisce se il Consiglio metropolitano non dovesse approvare i bilanci, che cosa succede. Quindi c'è una enorme necessità di accelerare, recuperare questo tempo transitorio e cercare di lavorare. Quindi credo che non si ponga nessun paletto a questo regolamento, che tra l'altro è un provvisorio per iniziare a lavorare, ha una vita brevissima,
La cosa invece che responsabilmente dovremmo tentare di fare e dimostrare innanzitutto a noi stessi e a tutta la città metropolitana, che ci mettiamo subito al lavoro e iniziamo a produrre un qualche cosa di concreto. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? No, quindi a questo punto prego consigliere. Chiaramente nome e cognome per favore. Luca Mascolo, capogruppo del PD. Chiaramente tutti gli interventi servono a semplificare e facilitare un lavoro che ci apprestiamo a fare, che è un lavoro importante, complicato, decisivo per le sorti del nostro territorio. Ovviamente non tutto quello che noi riusciamo a fare nel lavoro della conferenza dei capigruppi è esaustivo delle varie sensibilità e delle varie anime, ma la posizione del gruppo che mi onoro di rappresentare e che ringrazio per la fiducia accordatami è una posizione che tende di trovare il massimo delle possibilità nelle difficoltà e non le difficoltà nelle possibilità. E di conseguenza io penso che il tema che veniva analizzato dagli interventi che mi hanno preceduto sia un tema che possa essere risolto con molta semplicità, anche perché noi, tenendo all'interno della discussione il tema della semplicità e della snellezza delle norme, forse abbiamo sottovalutato qualche passaggio. E siccome l'intero Consiglio metropolitano assurgerà al ruolo di commissione statutaria, forse chi e come indica i consiglieri che faranno parte dei tre sottogruppi che andranno integrati nel lavoro che andremo a porci, penso a breve, con l'individuazione poi e l'approvazione delle linee guida la prossima volta, penso che sia un tema dirimente. Per il resto, per quanto attiene all'organizzazione interna dei sottogruppi, io non mi porrei tanto il problema, perché penso che comunque la commissione statuta nella sua interezza ha un presidente e un vicepresidente che si debbano preoccupare necessariamente di coordinare e armonizzare il lavoro dei suoi tre sottogruppi. Quindi io mi limiterei a dire al comma 3 dell'articolo 7: ogni gruppo di lavoro è composto da 8 consiglieri metropolitani individuati dal sindaco d'intesa con la conferenza, con i capigruppo. Punto. Tutto il resto mi sembra abbastanza pletorico e inutile, quindi lo toglierei completamente, toglierei il nomina un consigliere. Chiedo scusa, vuole fare una proposta precisa di emendamento? Sì, allora, la proposta precisa è modificare il comma 3 dell'articolo 7 con il seguente: la commissione statutaria si articola in 3 gruppi di lavoro con funzioni istruttorie. Ogni gruppo di lavoro è composto da 8 consiglieri metropolitani nominati dal sindaco d'intesa con i capigruppo. Punto. D'intesa, siamo sempre là. Questa è la proposta di emendamento. Perfetto. Del Partito Democratico. Perfetto. Qualcuno consigliere vuole intervenire su questo punto? No, non l'ho scritto. D'intesa. Va bene. Allora, se non ci sono interventi su questo punto e non ci sono altri interventi, voglio solo per precisare. Prego consigliere Borrelli. No, ma per precisare. Nome e cognome, per favore. Antonio Borrelli. Bene, sono le amiche e gli amici che stanno in live streaming che lo vogliono. No, guardate che io sono per costruire un polo di centrosinistra di governo, e chiariamo adesso, sindaco. Va bene aver accolto le commissioni di lavoro che sono importanti secondo me, e un apprezzamento che do al lavoro che avete fatto. Sulla commissione la penso un po' diversamente, però va bene, la designazione non può essere dei componenti del sindaco, ma non perché il sindaco De Magistris, perché avviene attraverso i partiti e poi è il sindaco che li designa. Ci mancherebbe, ci riconvoca, perché il sindaco nel suo intervento ha fatto, nel suo intervento non ce l'ho la bozza, dice che i responsabili dei gruppi sono designati dal sindaco. La proposta di Luca è superato questo. Ci convoca questi gruppi.
ce li facciamo articolare dal presidente e dal vicepresidente della commissione statuto, altrimenti si autoconvocano tra di loro, visto che sono 8. Chiariamo bene questo punto, perché nell'articolo, non so qual è detto che è il sindaco che designa. No, i componenti va bene, perché è una funzione, chi li convoca, chi la presiede, stabiliamo che... Benissimo, va bene, è chiarito così, sta benissimo, va benissimo, ecco qua. È sì, mi pare che era chiaro per la verità, comunque. No, noi italiani diciamo sì, forse è detto in modo più semplice e meglio, abbiamo precisato e abbiamo fatto bene. Perfetto, è scritto bene. No, sì, leggilo bene. Allora, abbiamo quindi ascoltato tutti in modo chiaro qual è stato l'emendamento del consigliere Mascolo per conto come capogruppo del Partito Democratico. Se non ci sono altri interventi sul regolamento provvisorio per il funzionamento del Consiglio Metropolitano, Città Metropolitana di Napoli, lo metterei a questo punto ai voti per alzata di mano. Grazie. L'emendamento. Presidente, l'emendamento. Compreso l'emendamento, come emendato ovviamente. Come emendato. Emendato già. Come alzata di mano, per chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità mi sembra. Astenuti non ci sono, voti contrari non ci sono. Grazie. Come? Vabbè, ho visto le mani. Vabbè, voti contrari? Astenuti? Ok, a posto. Se avevamo, consigliere Borrelli, se avevamo visto che tutte le mani erano alzate, io in matematica non, confesso, non sono bravo. No, sindaco, però quando si mette in mio votazione, figlio Peppino va a insegnare che fai. Se tutti alzano la mano. Quando si mette in votazione, si dice da chi è favorevole. Ma per un fatto formale ci mancherebbe. Ma lo sappiamo. Perfetto, grazie. All'unanimità abbiamo approvato il regolamento provvisorio per il funzionamento del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Napoli. Così come concordato nell'incontro con i capigruppo, si è deciso a questo punto di sospendere la riunione e rinviarla alla prossima settimana. Nelle prossime ore concorderemo il giorno perché dobbiamo decidere le cose urgenti. Prego, consigliere. Ciro Sarno, del Partito Democratico. Sindaco, rispettoso dell'impegno che avete assunto all'interno della conferenza capigruppo di voler sospendere i lavori subito dopo l'approvazione del regolamento, però volevo porre alla sua attenzione, ma quella dell'intero Consiglio Metropolitano, purtroppo l'episodio vandalico che ha visto presente una delle nostre scuole della città di Napoli, che è l'Istituto Galeani. Sindaco, è chiaro che questa è una situazione che quella scuola, con i ragazzi di quella scuola, vivono in maniera drammatica, perché purtroppo gli viene negato il diritto allo studio, così come avviene purtroppo in altre strutture che sono di sulla nostra provincia, che sono presenti a Melito, mi sembra, ma lo stesso di Segre di Mugnano. Io penso che per queste strutture, almeno in quelle che sono state vandalizzate, occorre un impegno concreto suo in qualità di sindaco della città metropolitana. È fondamentale per poter far dare una mano a questi dirigenti scolastici e dare la possibilità ai nostri giovani di frequentare quanto prima e di ritornare a frequentare quanto prima gli istituti scolastici. Tra poco ci sono le vacanze natalizie, già avranno una pausa, la scuola qui sappiamo che vive di grandissimi problemi in provincia di Napoli, quindi un suo impegno con gli uffici di edilizia scolastica della città metropolitana, quindi della provincia, adesso della città metropolitana, di poter fare un sopralluogo e di vedere quanto di nostra competenza per poter cercare di portare e ripristinare lo stato dei luoghi e dare la possibilità di riprendere quanto prima gli studi. Grazie. Grazie, consigliere Sarno. L'impegno potrei dire nostro sarà massimo, l'impegno mio personale è stato immediato dopo questo atto pessimo, criminale, che va condannato in modo inequivocabile per quanto mi riguarda, quindi l'attenzione nostra deve essere massima, gli uffici stanno già lavorando per consentire ai ragazzi immediatamente di ritornare alla loro piena agibilità dell'Istituto Galeani. Poi non c'è dubbio che nelle prossime sedute uno dei temi, penso, prioritari della nostra discussione politica dovrà essere proprio la scuola, non solo della nostra città, ma l'intera città metropolitana. Grazie. Quindi la seduta è tolta e ci aggiorniamo la settimana prossima con data da stabilire nelle prossime ore. Grazie.